Sono due notizie curiose, anzi una addirittura sorprendente, e sono molto diverse. Fra loro vengono una dall'Unione Sovietica, l'altra dall'Inghilterra, ce le racconta Francesca Barzini. Gli alieni erano alti 3 o 4 metri, con teste piccolissime, si reggevano su due gambe assai esili e lunghe. A dare questa notizia è la TASS, l'agenzia ufficiale sovietica. C'è sempre più spesso qualcuno che afferma di aver visto i marziani. Di solito viene inviato direttamente o indirettamente alla Neurodeliri, e invece a Voronezh, un paesino a 200 km a sud di Mosca, sono arrivati gli esperti e gli scienziati. Qui a vedere atterrare l'astronave, poco dopo la mezzanotte, sono stati in tanti. E gli scienziati hanno trovato un grande diametro di 20 metri, e le orme degli alieni, e addirittura due rocce di materiale non terrestre. Mentre negli Stati Uniti gli studi sugli UFO sono condotti segretamente dal Pentagono da anni, la Glasnost in Unione Sovietica ha liberalizzato evidentemente anche l'informazione fantascientifica. E poi c'è una... Nei cieli dell'Occidente gli UFO, i dischi volanti, non si fanno vedere. In Unione Sovietica invece un UFO sarebbe addirittura atterrato, e a darne notizia è proprio la TASS, l'agenzia ufficiale di stampa. Chi pensava che certe fantasie fossero appannaggio esclusivo del decadentismo occidentale e capitalista dovrà ora ricredersi. Gli UFO, che tanti anni fa venivano più semplicemente chiamati dischi volanti, adesso li vedono anche in Unione Sovietica. Infatti, innanzitutto, nella città di Voronezh, 500 km a sud di Mosca, sarebbe atterrato nel parco proprio un disco volante. L'oggetto luminoso, che ad alcuni però è sembrato una sfera più che un disco, è stato visto scendere per ben 3 volte nel parco cittadino. E fin qui nulla di eccezionale, nel senso che di simili segnalazioni ce ne sono ogni anno a centinaia, in tutto il mondo, come documentano queste immagini che vi proponiamo. Ma sentite il resto. Dal disco volante, di notte, sono uscite 3-4 creature umanoidi e un piccolo robot. Secondo i testimoni, che comprensibilmente sono rimasti per diversi giorni sotto shock dalla paura, le creature erano altissime, dai 3 ai 4 metri, ma con teste molto piccole. Hanno fatto qualche timido passo intorno all'astronave, dopodiché vi sono risaliti attraverso un portello e via. La fantastica avventura, che richiama alla memoria alcuni recenti film di successo di cui vi proponiamo alcuni brani, è stata riportata niente meno che dalla TASS, la paludata agenzia ufficiale sovietica. E un motivo c'è, a parte la glasnost, la trasparenza imposta dal nuovo corso di Gorbaciov. Della passeggiata terrestre degli alieni, come li definisce, sostiene la TASS, esistono delle conferme scientifiche. Il capo del laboratorio di geofisica di Voronezh, Jenrik Silanov, afferma di aver verificato il racconto dei testimoni con il metodo della localizzazione biologica e di aver identificato la traccia di un cerchio di 20 metri di diametro lasciato dall'astronave, all'interno del quale erano visibili altre tracce, profonde alcuni centimetri e disposte ai vertici di un rombo immaginario. Sul posto, lo scienziato ha rinvenuto 2 misteriosi pezzi di roccia rossa, di provenienza extraterrestre. Inoltre, la sua indagine biologica avrebbe evidenziato una precisa rispondenza con il percorso fatto dagli alieni, raccontato dai testimoni. L'importanza della fonte e la verifica scientifica metteranno ora in serio imbarazzo un certo mondo occidentale, quello degli irriducibili militaristi antisovietici, ancora convinti che gli UFO costituissero l'arma segreta del blocco avversario. Thank you.
Está tirando cosas. ¿Ya lo ves? No, sí está tirando cosas. Mira lo que aventó, güey. Oh, ¿la viste, güey? Sí. ¿Lo grabaste? Sí, sí. Es un drone, Colori. ¿O sea? Cuando me es un drone. Un drone, Colori.